Bentornati su Metronapoli Web TV. Oggi abbiamo in studio il sindaco di Afragola, nonché presidente della commissione statuto della città metropolitana, il dottor Tuccillo. E al dottor Tuccillo non possiamo non chiedere a che punto siamo sull'approvazione dello statuto della città metropolitana. Ora siamo a buon punto, nel senso che sono stati presentati gli emendamenti nella giornata di oggi. Noi abbiamo avuto l'approvazione in commissione della prima bozza e poi siamo stati in consiglio, è stato convocato il consiglio metropolitano per incardinare la discussione sullo statuto. Oggi c'era il termine per la presentazione degli emendamenti. E giovedì prossimo sarà convocato nuovamente, è stato già convocato nuovamente il Consiglio per iniziare l'esame degli emendamenti. Dopodiché avremo appunto l'adozione dello statuto da parte del Consiglio metropolitano e ultimo passaggio entro il 30 giugno, poi la conferenza di tutti i sindaci dell'area metropolitana che dovranno dire il definitivo sì o no allo statuto della città metropolitana di Napoli. Quindi è confermato che entro giugno i sindaci dei 92 sindaci del territorio della provincia di Napoli approveranno la carta costituente di questo nuovo ente. Questo prevede la legge. La legge prevede che entro il 30 giugno bisogna approvarla. Quindi sarà convocata la conferenza dei sindaci perché si possa esprimere appunto sul contenuto, sulla struttura dello statuto. Ecco, sindaco, ma rispetto a che cosa può rappresentare questo statuto per i cittadini e per gli amministratori locali? Concretamente, cosa potrebbe cambiare nella vita dei sindaci e delle città del territorio della provincia di Napoli attraverso lo statuto? Cioè, questo statuto effettivamente può cambiare, diciamo, l'organizzazione degli enti locali in Campania? Non è lo statuto che cambia la vita dei cittadini, la vita dei cittadini la cambia l'istituzione, ma l'istituzione per funzionare ha bisogno di un fondamento giuridico e regolamentare che disciplina l'organizzazione appunto dell'istituzione città metropolitana e quindi con lo statuto noi realizziamo questo obiettivo, proviamo a realizzare questo obiettivo cercando di superare le difficoltà che si sono manifestate nei mesi scorsi. Io le faccio questa domanda, sindaco, che noi abbiamo seguito tutto il lavoro di preparazione di questo statuto, che è stato un lavoro articolato. Avete sentito gruppi sociali, avete sentito organizzazioni, avete sentito economisti, esperti, tecnici. Beh, da un po' da questo mondo così variegato che avete ascoltato, sono venute una serie di esigenze. Quali, secondo lei, sono le esigenze che maggiormente saranno rappresentate all'interno di questo statuto, di questo nuovo provvedimento? Guardi, ovviamente lo statuto è una carta articolata che stabilisce quelle che sono le competenze, le funzioni, gli organi, i rapporti tra gli organi e quindi è una materia molto complessa. Per dirla in modo più semplice, diciamo che oggi noi siamo già in vigenza della città metropolitana, oggi c'è, laddove c'era prima la provincia, c'è la città metropolitana dal 1° di gennaio. E questa città metropolitana funziona oggi con le competenze che prima erano della provincia, ma dovrebbe averne di molto più importanti, perché la città metropolitana è stata voluta dal legislatore perché fosse una istituzione molto più importante rispetto alla vecchia provincia. Allora il vero obiettivo è fare in modo che ciò avvenga, cioè che la città metropolitana non sia una ripetizione, anche diciamo in modo per di più anche diciamo peggiorativa della provincia, perché già adesso noi abbiamo un problema di funzionalità della istituzione. Adesso, per esempio, c'è il sindaco della città di Napoli, che per legge è sindaco anche della città metropolitana, il quale svolge diciamo da solo le funzioni. Adesso, qualche settimana scorsa, è stato nominato un vice sindaco che prima svolgeva tutta l'istituzione provinciale. E allora, già dal punto di vista della funzionalità, del funzionamento dell'istituzione, non ci siamo. Non siamo in condizioni di poter ben operare. E Quindi, quindi bisogna fare lo statuto e bisogna dare uno sbocco e un esito a questa situazione che, così come sta, sicuramente non va bene. nella bozza che è stata approvata dalla Commissione, all'unanimità, tra Sì. l'altro, se ricordo bene, sono state previste alcune cose importanti che la Sì. legge consente di poter fare. Quali sono, diciamo? La prima cosa direi decisiva è il fatto che lo statuto
prevede l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana. Questa è una possibilità che la legge conferisce appunto allo statuto di poter stabilire l'elezione diretta. Solo per due città, no? Solo per Napoli, per Roma e per Milano. Già Roma e Milano si sono orientati così, anche Napoli si è orientata così. Quindi innanzitutto noi siamo per l'elezione diretta. E io dico che l'elezione diretta, prima la facciamo, meglio è. E quando dico prima la facciamo, meglio è, ritengo... E voglio dire che, a mio parere, già l'anno prossimo bisogna andare alle elezioni. Subito diretta. Dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli? Subito, in costanza, diciamo, poi del Consiglio Comunale di Napoli. Detto ciò, qualora questa possibilità, che se si vuole realizzare, si può realizzare, non dovesse andare in porto o perché non ci sono i tempi o perché non ce la si fa o per altre motivazioni, noi abbiamo previsto anche delle norme cosiddette transitorie, che sono delle norme che, in attesa che si faccia l'elezione diretta del sindaco della città metropolitana, regolano e disciplinano i rapporti tra i vari poteri che appunto attengono alla città metropolitana, cioè sindaco, consiglio metropolitano, conferenza dei sindaci, ciascuno con le proprie prerogative, perché se bisogna andare incontro a una frase transitoria, che io mi auguro sia la più breve possibile o non ci sia per niente, nel senso che si vada direttamente all'elezione diretta, ma se bisogna passare attraverso questa fase è necessario bilanciare i poteri, perché così come siamo adesso è soltanto il sindaco poverino, ahimè, che si deve sobbarcare di tutti questi compiti, che sono compiti anche molto gravosi, per chi già fa il sindaco di Napoli, che già è un impegno notevole, è difficile poi potersi occupare bene anche di tutte le questioni che attengono a tutta l'area metropolitana di Napoli, che è un'area molto grande, molto complessa, con problemi enormi, e rispetto ai quali la città metropolitana deve essere appunto l'istituzione che consente di governare tutti questi processi territoriali, di sviluppo, di servizi, in modo molto più efficace di quanto non avveniva prima. Questo è lo scopo per cui è stata fatta la città metropolitana e questa è la ragione per cui noi dobbiamo realizzarla. Non è una ragione di risparmiare qualcosa di soldi, perché prima c'erano i consiglieri che venivano pagati, gli assessori che venivano pagati, e ora non vengono pagati più. Se fosse questo l'obiettivo, sarebbe proprio niente. E invece l'obiettivo è molto più importante e bisogna perseguirlo con molta determinazione. Quindi lei diceva, un territorio complesso è anche una caratteristica particolare della provincia di Napoli, che noi abbiamo 92 comuni, a differenza di tutte le altre province d'Italia, sì, ma che hanno un peso determinante rispetto, sì, alla sommatoria anche elettorale e di voto. Cioè... Lei dice una cosa molto giusta, perché... Quindi stiamo parlando anche di riequilibrio. Sì, perché la particolarità di Napoli rispetto a Milano e a Roma è che a Milano e a Roma la città capoluogo è più della metà della popolazione, quasi due terzi della popolazione. A Napoli e provincia invece la città di Napoli è solo un terzo di tutta la popolazione, gli altri due terzi della popolazione sono fuori della città di Napoli, sono, diciamo, in tutta la cintura urbana intorno a Napoli. Quindi ovviamente governare questa situazione complessa in questi termini richiede anche in questa fase transitoria che i sindaci, le istituzioni che sono state democraticamente elette nei propri territori per governare i propri territori siano coinvolti pienamente nelle decisioni che si vanno ad assumere e che non è che possono essere assunte soltanto, diciamo, da chi oggi per legge, perché la legge così prevede, non è che l'ha voluto lui, ma insomma la legge prevede che il sindaco di Napoli abbia anche il compito di amministrare tutta l'area metropolitana. Quindi una sorta, se ho capito bene, una sorta di riequilibrio anche democratico di quello che è il funzionamento della città, sì, metropolitana, che prevede una rappresentanza a livello gestionale, non solo elettorale, ma proprio vera e propria, sì, gestionale di quelle che sono le esigenze del territorio. Sì.
un equilibrio democratico, ma anche un equilibrio funzionale, funzionale. Perché se no, diversamente, l'istituzione non funziona e quindi fare un'istituzione nuova, importante, per non farla funzionare, significa proprio aver fatto un grande autogol. Noi vorremmo evitarlo questo. Sindaco, però, a parte, diciamo, gli amministratori come lei che sono impegnati direttamente, noi non abbiamo avvertito, poi ci sbaglieremo, noi abbiamo intervistato quasi tutti i sindaci del territorio, una grande attenzione in questa fase. Ora io mi domando, voi entro giugno dovreste sentire tutti i sindaci, quindi tutti i sindaci dovranno esprimere su questo. Io non ho visto questa grande partecipazione. In questo periodo, fino all'approvazione del periodo dello studio, in che modo coinvolgerete i comuni? Come farete a fare in modo che i sindaci possano esprimere con consapevolezza la scelta sullo statuto costituente? Io ho appena approvato la bozza, l'ho già inviata a tutti i sindaci perché la potessero vedere, valutare, eventualmente proporre anche delle modifiche. Li coinvolgeremo comunque, anche sollecitando comunque la partecipazione, cose che abbiamo già fatto, ma insomma, mi rendo conto, il tema della città metropolitana oggi è un tema che non viene percepito nella sua importanza, purtroppo, proprio perché l'istituzione è sentita come una cosa lontana, come una cosa quasi irreale. Bisogna fare in modo che questa realtà venga percepita in modo completamente diverso e ritengo che proprio insistendo sul tema della legittimazione democratica e quindi della elezione diretta del sindaco della città metropolitana, noi potremo avere non solo i sindaci ma soprattutto i cittadini partecipi, consapevoli anche delle decisioni che si vanno a prendere, delle scelte che si vanno a fare. E soprattutto anche di che cosa significa la città metropolitana, che valore ha, che funzione ha, che compiti deve svolgere. Finché non avremo questo livello di partecipazione diretto da parte della cittadinanza, certamente sarà più difficile che le persone si possano interessare a questo argomento. Ma lei che ha seguito tutta la fase, le faccio un'ultima domanda, lei che ha seguito tutta la fase, ha sentito tutta una serie di esperienze, di esperti e così via, ma concretamente, lei se la sente di dire ai cittadini che la città metropolitana è veramente un'occasione per il territorio? Ma questo è fuori discussione, noi non possiamo immaginare, io faccio il sindaco di una di Afragola, non possiamo immaginare più di amministrare i nostri comuni con lo scenario nuovo nel quale ci troviamo, cioè con il governo centrale che taglia sempre di più le risorse ai comuni e soprattutto con una situazione anche urbanistica completamente modificata, dove i nostri comuni ormai sono una sola grande città, noi non possiamo pensare di organizzare, di rispondere ai bisogni delle nostre comunità con gli strumenti amministrativi tradizionali di cui disponevamo, perché così i comuni non ce la fanno più. Se non si creano economie di scala, se non si creano servizi organizzati tra i vari comuni, perciò noi abbiamo previsto la costituzione di zone omogenee, cioè dove i comuni si mettono insieme e queste zone omogenee costituiscono l'ambito ottimale dove si organizzano i servizi, come per esempio i rifiuti, oppure le politiche sociali, o su scala più grande di area metropolitana i trasporti, proprio perché sono servizi che vanno organizzati su vasta scala, non possono essere più gestiti ciascuno dal proprio piccolo comune. In questo modo noi non ce la facciamo più né economicamente né riusciamo più a rispondere ai bisogni che i cittadini ci chiedono che vengano soddisfatti. Allora bisogna rivedere completamente l'assetto istituzionale e la città metropolitana è lo strumento per fare ciò. E quindi sicuramente è una grande occasione che si presenta non nel migliore dei modi, perché si presenta in uno spirito che è stato originariamente quella del spending review, cioè di risparmiare qualcosa di soldi, ma che ci fosse bisogno delle città metropolitane, in Italia lo sapevamo da 25 anni, c'è una legge che risale al 90 per la costituzione delle città metropolitane, però non sono state mai realizzate, mentre in Francia, in Germania le hanno realizzate e queste città metropolitane sono diventate il motore di sviluppo anche di quei territori e di quei paesi. In Italia arriviamo tardi, non ci arriviamo bene, ma possiamo, facendo uno statuto fatto bene, correggere e migliorare dentro i confini che la norma ci pone, correggere e migliorare l'assetto della città metropolitana in modo tale che diventi un'occasione appunto positiva.
Io la ringrazio.